Allora, mi ricordo una cosa, una sollecitazione di Juan Carlo, ed è sempre in riferimento a come le leggi possano intervenire su internet. In Italia noi abbiamo due casi particolari in cui i contenuti che arrivano dalla rete possono essere bloccati senza che ci sia un processo che accerta che quei contenuti sono illegali, perché il fatto che ci siano dei contenuti illegali sulla rete, come dire, va da sé, la rete non è una roba che è brava, buona e bella di per sé, se la gente fa la rete, insomma. Il punto è che prima di togliere un contenuto dalla rete, prima di bloccare un accesso a un contenuto, dovrebbero esserci quelle garanzie che vi ho detto prima, cioè dovrebbe esserci una legge che consente quello, è un controllo giurisdizionale, cioè un giudice terzo che dice che quel contenuto è illecito e che quindi va tolto. Questo non avviene, non tende a non avvenire sul, per esempio sul copyright, avviene costantemente che pezzi di web si perdano in Italia per due leggi particolari. Una su cui, come dire, normalmente nessuno ha da dire qualche cosa, ma che invece forse qualcosa si può dire, che è quella sulla telepornografia. La seconda è quella sul gioco d'azzardo, cioè sui siti di gioco d'azzardo. Questa è un pochino più singolare. Queste due leggi conferiscono a delle autorità. Allora, la prima, quella sulla telepornografia, conferisce il diritto sostanzialmente alla polizia postale, cioè neanche alla magistratura, quindi neanche all'autorità giudiziaria, a una parte fuori. Quando si parla di giudici, si parla di magistrati con funzione giudicante. In Italia voi sentite parlare spesso di pubblici ministeri. I pubblici ministeri sono dei magistrati, ma non sono dei giudici, okay? Sono la pubblica accusa. Questo fa una grande differenza, nel senso che il pubblico ministero è un po' come l'avvocato, tiene le parti dell'accusa e quindi fa il suo mestiere per perseguire i reati e sostenendo la colpevolezza, così come l'avvocato fa il suo mestiere difendendo. L'avvocato è un libero professionista, l'altro è pagato dallo Stato, ma nel processo dovrebbero essere teoricamente al pari. Il giudice dovrebbe essere te. Quando parliamo di garanzia giurisdizionale, noi parliamo di garanzia di un giudice terzo. Il pubblico ministero, che non è un giudice, non può fare le cose, dovrebbe poter fare le stesse cose che può fare l'avvocato, ma ovviamente l'avvocato non è che può andare e mettere la cimice nella macchina del testimone per vedere se ne è. Non può fare, a mio giudizio, neanche il pubblico ministero chiede al giudice di poterlo fare, il giudice dice lo faccio, ok? Queste due leggi, pedopornografia e gioco d'azzardo, l'una le forze di polizia, il Ministero degli Interni, l'altra l'autorità garante per i monopoli, poi capiremo perché, per il gioco d'azzardo, hanno la facoltà, senza il controllo di alcun giudice, di bloccare l'accesso a siti che a loro giudizio contengono A, materiale pedopornografico, B, consentono scommesse d'azzardo. Sono molto diverse le due cose. Una viene a dire, vabbè, insomma, fanno bene. Anch'io dico fanno bene. Devo dire che il fanno bene presuppone sempre che sia ben fatto il giudizio, perché che scappi un sito che non è per nulla pedopornografico, ma ci sono stati dei casi, c'è una famosissima fotografa che adesso non mi sfugge il nome, ma che sono vecchio, che ha delle foto bellissime delle sue figlie, Elena, che ben potrebbero essere intese come telepornografiche. In realtà le foto di questo fotografo sono venute da sotto ed erano
sui siti delle case d'asta e si è rischiato di, che ci fossero un takedown di siti perché erano state reputate. Allora, anche in questo caso forse un controllo giurisdizionale sarebbe opportuno. Tendenzialmente come vengono bloccati questi siti con via DNS o via indirizzo IP, cioè si dice ai fornitori di accesso chiunque voglia connettersi a questo indirizzo IP o a questo www.pincopallo.pedoporn.it non lo fate connettere, loro hanno una blacklist e quelli non sono raggiungibili. Il gioco d'azzardo è un po' meno comprensibile perché sostanzialmente è un'evasione fiscale, cioè il reato che viene contestato è un, cioè che si contesta il gioco d'azzardo illegale è, adesso dirò una cosa forte ma che ho già detto anche in tribunale, noi siamo sostanzialmente uno stato di scacchiere, perché buona parte dei proventi del bilancio dello Stato deriva dal gioco d'azzardo, dai gratteninci, eccetera, eccetera. Facciamo le pubblicità, gioca con moderazione, però fammi la cortesia, gioca, perché incasso dei soldi. Poi generiamo delle situazioni tragiche. Ho una parentesi molto analogica. L'altro giorno difendevo un vecchio biscazziere che diceva internet ci ha rovinati e ha rovinato la gente, diceva lui, ed è forse una delle poche volte in cui gli ho detto non sai che c'ha ragione, perché lui diceva nella bisca clandestina per carità c'era l'usura, c'era anche delle forme di violenza, ma c'era un controllo sociale nella bisca clandestina, tu sapevi chi stava giocando e sapevi quando stava per perdere tutto e lo bloccavi, non lo fermavi. Adesso mi dice, questi qua stanno tutto il giorno su internet, su questi siti legali, si giocano tutto, non c'è l'amico che li porta via a un certo punto, noi abbiamo finito il nostro mestiere perché le bische clandestine tre mesi non viene nessuno se non un vecchio aficionando e internet ci ha rovinato. C'ha anche ragione, certo è che il fatto che ci sia un filtro deciso da un'autorità come il Monopoli di Stato, AMS, che blocca dei siti perché favoriscono o comunque consentono il gioco d'azzardo, lascia fortemente perplessi. Questo avviene però in forza di una legge, non in forza di un provvedimento giurisdizionale. È una di quei blocchi che sunisce internet di cui si parla poco. È un po' quello che vorrebbero fare i produttori e i titolari dei diritti d'autore anche per le violazioni del diritto d'autore, cioè conferire a un'autorità indipendente, in questo caso ad Agicom, la facoltà di fare quello che fa l'AMS, cioè il Monopoli di Stato, e cioè decidere in autonomia che quel sito contiene opere in violazione del diritto d'autore e poterlo buttare giù. Non ci sono riusciti e non ci stanno riuscendo per una ragione molto semplice, e cioè intanto la violazione del diritto d'autore, devo dire un po' come il gioco d'azzardo, non è una illegalità riconosciuta e sentita dalla collettività, no? Cioè vuol dire tendenzialmente nessuno si vergogna di dire di aver scaricato dei brani senza pagare il diritto d'autore. Ci si vergogna molto di più a dire che non ho visto delle foto che sono grafiche. Allora, il fatto che l'illegalità non sia sentita fa sì che in qualche modo, come dire, chi fruisce di questi dati tenda a reagire per dire va bene, sarà un reato scaricare non è un reato, però condividere invece è un reato. Però la decisione di bloccare i tre siti perché ci sono delle opere protette non c'è una proporzionalità rispetto a, cioè la lesione non è così forte da consentire un intervento che non sia giurisdizionale, cioè con un giudice che accerta che tutti i contenuti di quel sito sono illegali e quindi che non possa avvenire un blocco totale. Noi abbiamo avuto dei blocchi ultimamente, BT Junkie era un motore di ricerca di file torrent che aveva i server in Canada ed è stato bloccato in Italia all'opera di un pubblico ministero del tutto illegalmente, perché come vi ho spiegato prima, mentre per pornografia
e per Gioco d'Azzardo. C'è una legge che dice, giusto o sbagliata che sia, che possono bloccare i siti sul copyright. Quella legge lì non c'è in questo momento. Il pubblico ministero se l'è un po' diventata e ha bloccato Miti Gianche. Ora, Miti Gianche non aveva nessuna opera in violazione del diritto d'autore, era un motore di ricerca che indicizzava dei file torrent messi in condivisione da altri, quindi non era lui a commettere il reato. Certo, agevolava il reato, ci mancherebbe altro, perché io andavo lì, cercavo il mio brano, trovavo il file torrent e poi potevo collegarmi in peer-to-peer con chissà quante altre computer che contenevano quel brano. Però lui in sé non aveva nessuna opera protetta. Non solo, ma all'interno del motore di ricerca, essendo un motore di ricerca sui file torrent, vi erano decine di brani illeciti, perché erano in Creative Commons, perché erano privi di licenza, perché erano in pubblico dominio, e decine di software che venivano scambiati in peer-to-peer, che erano software liberi piuttosto che non. Il fatto che quel motore di ricerca sia stato bloccato unilateralmente dal pubblico ministero italiano è un fatto che, a mio personale giudizio, è totalmente illegittimo, perché non corrisponde a nessuna legge che autorizzi il pubblico ministero a bloccare un sito di quel genere. E nel contempo, che cosa viola? Beh, viola intanto la libertà di espressione di quel service provider che metteva a disposizione della gente un servizio efficiente che magari conteneva anche delle violazioni, ma tu avresti dovuto andare selettivamente. Se un giudice mi diceva che quel brano era illegittimo, eccetera, benissimo, toglierlo. Per la verità, il problema è che avrei dovuto perseguire migliaia di persone, milioni di persone, che erano i veri soggetti che commettevano il reato, per poi perseguire colui che ne agevolava. È molto complesso, l'unica cosa che non poteva fare con il pubblico ministero è quello che ha fatto. Perché lo ha fatto? E soprattutto perché ha potuto farlo? Perché nessuno ha potuto opporsi, perché ovviamente i due ragazzi che gestivano Miti Gianche, uno se ne stava in Canada, tutto sommato che non fossero raggiungibili via DNS, via indirizzo IP dall'Italia, che ne importava molto poco perché bastava fare un proxy, voi sapete com'è che si fa con i proxy, e io Miti Gianche lo raggiungevo lo stesso. Spendere dei soldi per arrivare voleva dire di fatto rivelare chi erano, mentre invece loro, il pubblico ministero, non sapeva minimamente chi erano i titolari, non avevano indagato, era un fascicolo contro i noti, in cui però lui ha inibito l'accesso a Miti Gianche. Questo è un caso in cui non c'è una legge a monte, non c'è un provvedimento giurisdizionale e c'è stato un pezzo di internet che a giudizio di una persona è stato bloccato. Questa roba qua non va bene, non è facile reagire, perché appunto ci siamo posti, io personalmente ero in contatto con i ragazzi di Miti Gianche. Voi leggete sui giornali, l'avete letto anche su Megapload, quando hanno buttato giù Megapload, si leggeva una serie di articoli, cioè sì, vabbè, c'erano i film, ma poi c'era il riciclaggio, c'era, non so se l'avete letto su Megapload, c'erano proprio dei bambini. Qualcuno ha chiesto il Megapload la scorsa edizione, anche se non l'abbiamo approfondito. Anche... Il problema di Megapload è che, ora, Megapload era pacificamente in Italia, su questo non è che voglio difendere Megapload, il problema era che era illegale, bisogna capire se è giusto che fosse illegale o no, ma prendiamo atto che era illegale Megapload. Il riciclaggio che fa... Precisamente dove stava la vera, cioè, palesemente illegale, perché? Beh, perché a differenza di quello che vi ho detto prima, cioè Miti Gianche era un motore di ricerca che con degli spider cercava di fare i torrent messi in condivisione da altri. Megapload aveva nella pancia dei suoi server delle opere che lei metteva in streaming a disposizione del pubblico. C'è differenza nelle condotte, perché nel peer-to-peer io ho un milione di persone che mettono il brano di Ramazzotti a chiunque voglia, e poi c'è o un server tracker o un motore di ricerca che ovviamente ti agevola questa diffusione, ma chi commette il reato è quello che sul suo computer di casa ha messo in condivisione. Megapload aveva sui suoi server le opere, Miti Gianche sui suoi server
non aveva null'altro che delle stringhe di testo passive che sono i file torrent, no? Quindi c'è una grossa differenza. Però anche MegaUpload di fatto faceva solo quello. Poi si diceva, hanno guadagnato miliardi in pubblicità. Non so se sia così vero, per MegaUpload è certo. Anche per Mitigiano, che nel provvedimento del pubblico ministero si dice hanno guadagnato, e faceva un calcolo, 80 milioni. Quando io ho sentito il proprietario di Mitigiano, che mi ha detto, non se ne parla neanche, tant'è che lui si firma l'email di unknown guy who don't know the switch, che non sa che è ricco, il ragazzo ignoto che non sa di essere ricco, dopo che io gli ho mandato il provvedimento a questi mitiganti. Cioè, allora MegaUpload cosa faceva? Guadagnava in pubblicità, guadagnava miliardi e quei miliardi li reinvestiva, come pareva loro. E questo è stato configurato come un riciclaggio, perché si diceva, siccome i soldi sono guadagnati illegalmente, lo spendere quei soldi voleva dire riciclare quei soldi. Sui giornali si è detto, ah, ma erano dei banditi perché avevano le Rolls Royce e riciclavano soldi della criminalità organizzata. Semplicemente spendevano i soldi che avevano guadagnato illegittimamente, attenzione, non sto difendendoli nel merito, cioè finché la legge sul diritto d'autore è questa, teniamocela così. Quindi era illegale. Ma non è che facessero, io dici, quando uno pensa a riciclando, pensa alla mafia che ricicla i soldi delle estorsioni. Per carità, è anche vero che anche quello tecnicamente è un riciclaggio, però voglio dire, l'immagine che si è dato di MegaUpload era di una centrale criminale dalla potenza miliardaria. Oh, era gente che aveva un business illegale e che quei soldi si rivedeva, punto. Detto questo, MegaUpload è un fatto diverso, Mitigiani è un fatto invece tutto italiano, illegittimo, ma ce n'è stato un altro più recente che è Kick-Ass, stesso pubblico ministero, procura di Cagliari, stessa mancanza di un giudice. Questo pubblico ministero qui ha deciso di aumentare il paladino del copyright e tira giù questi siti senza alcuna grazia. Il problema dei filtraggi, cioè il problema che impone agli access provider, alla telecom per capirci, di bloccare le connessioni, è uno dei grossi problemi che si pone in internet, perché è una delle vie per cui chi si reputa leso da siti, da pagine, tenta di creare delle barriere di accesso a quei siti. Il caso che vi ho fatto prima di questo signore che chiedeva a Google di buttare giù quel link è un caso diverso, perché non implicava l'intervento, non si era sognato questo signore di bloccare l'intervento a google.it, ma devo dire, all'inizio di queste vicende ne abbiamo viste anche di gente che immaginava di poter bloccare YouTube, non so come dire. Vi racconto un altro breve fatto, ne ho accennato prima, faccio prima un disclaimer. A proposito di YouTube, io assisto, e questo è il disclaimer, Google Inc. Mountain View nella vicenda di Milano, che vedeva i Global Privacy Council e i due amministratori delegati di Google condannati a 6 mesi di galera perché avevano lasciato su YouTube il video di un ragazzino down che in una scuola torinese era stato preso in mezzo e a male parole da alcuni compagni. Era stata una vicenda come in realtà ce ne sono molte, se voi girate su YouTube ci sono mille stupidaggini di questo genere. Quella vicenda fu portata al nome della cronaca, questa è un'idea mia personale, io non ho vissuto il primo grado di quel giudizio, loro sono stati condannati e sono intervenuto dopo che sono stati condannati, mi hanno chiesto di difendere il grado di appello, l'appello non è ancora stato fissato e siamo in attesa, quindi non entrerò molto nel merito, sarò molto generico.
è stata però una condanna, come dire, frutto di un tempo in cui non c'è. Io credo che oggi, se noi oggi celebressimo il primo grado, oggi verrebbero assolti quelli di Cusco. Nel 2008 sembra strano dirlo, ma il problema della responsabilità di una piattaforma aperta come era YouTube, in allora per la verità era Google Video, che poi è confluito sostanzialmente in YouTube quando loro hanno comprato YouTube, il problema della responsabilità non si era ancora capito che un errore pazzesco che si poteva fare e che si può ancora fare è quello di accollare ai gestori di queste piattaforme una responsabilità per quello che ci sta sopra. Dico un errore pazzesco perché vuol dire consegnare le chiavi al diavolo, se lo riteniamo diavolo. Cioè il pubblico ministero dice: questi sono nelle sue righe, poi sposate anche dal giudice, questi vogliono solo fare dei soldi, se ne fregano, non controllano quello che buttano dentro. E poi succedono queste cose per cui c'è una diffamazione e un trattamento illecito di dati, che era l'immagine di questo ragazzo, viene buttato sulla rete senza che i responsabili di questa diffusione siano in qualche modo chiamati a risponderne. C'è una contraddizione di fondo in questa vicenda, che se tu reputi queste piattaforme delle piattaforme fatte solo per far soldi, eccetera, eccetera, come puoi pensare di affidare proprio a loro la facoltà di decidere ciò che è bene condividere e ciò che no? Cioè, io personalmente non vorrei affidare a Google, che pur difendo il mio cliente, il ruolo di gatekeeper che decida lei se quella roba va bene che la vedano o non va bene. Primo, perché lo decidono molto più, dopo dove la sensibilità può essere molto diversa da quella. Uno dei problemi grossi che una piattaforma come YouTube ha è che deve rispettare le leggi di 140 nazioni. Cioè, un video che è perfettamente legittimo in Nord America può essere profondamente diffamante in Arabia Saudita. Allora, se noi ammettiamo che siano gli internet service, i fornitori di questi servizi di condivisione, a decidere ciò che può essere condiviso o no, commettiamo un errore pazzesco. Perché che senso ha? Sono buoni, no? Nello statuto di Google il primo articolo dice non be evil. Io credo che siano buoni, ma il giorno che invece mi diventano cattivi preferisco che non siano loro a decidere. Di nuovo torniamo, chi deve decidere cosa sta su e cosa no? Un giudice. Noi abbiamo le magistrature che sono giudici terzi indipendenti, possono sbagliare, possono essere più furbi o più imbecilli, ma comunque sia c'è una regolamentazione per cui se un giudice dice una cosa, poi io potrò fare appello, c'è un contraddittorio e si arriva in tutto. Ma non posso pensare che si accogli a un privato la facoltà di essere gatekeeper di quelli che sono i contenuti della rete. Quella vicenda è frutto proprio di un errore concettuale che speriamo in appello capita. Se posso dirlo, sto pensando se dirlo o no, è sempre finisce sul video, la mia sensazione è che dietro ci fosse qualcos'altro, cioè, che torno a quello che vi ho detto prima, ci fosse l'insofferenza della Procura della Repubblica di Milano ai no che Google continuava a dire alle richieste di informazioni che la Procura aveva necessità di chiedere. Cioè, ogni qualvolta le procure si rendono conto sarebbe fondamentale avere quell'email, avere quel dato, lo chiedono, ma dove lo chiedono? Devono andarlo a chiedere a Mountain View. Ora è un pasticcio andare a chiedere a Mountain View, perché devi fare una rogatoria internazionale? Cioè, non è che vuole il pubblico ministero alzare il telefono e dire buongiorno, sono il pubblico ministero di Milano, già devo dire in inglese, è buono probabile che non lo sappia, ma se anche sa l'inglese, anche io, scusi, ma lei chi è? Faccia una rogatoria internazionale, fa la rogatoria internazionale, passano 6 mesi e quel dato non lo troveranno. Questa roba lì resta legittimamente molto le procure della Repubblica, come abbiamo visto prima in quel timeline, Google tende a resistere più che può alle richieste delle pubbliche autorità, e secondo me quello è uno degli interventi che deve essere fatto a difesa di Internet, cioè creare una forte separazione tra ciò che sanno i fornitori di servizio che vi danno i servizi
e ciò che vorrebbero sapere altri soggetti siano anche in buona fede, perfettamente legittimati sotto un profilo, come dire, morale, le procure della Repubblica, lì ci deve essere una barriera che può essere superata solo in determinate casi, per reati gravi, con una verifica del giudice e con una certezza. Allora, la mia sensazione è che a un certo punto la procura di Milano ha detto, ah sì, continua a dire di no, e io te la faccio pagare, che sei riuscita, perché mi ha fatto dare ben 6 mesi di galera. Però questa è una mia sensazione personale, immagino che la procura della Repubblica si investirà, sentirà che io dico queste cose, che però la mia sensazione è stata quella, e questo è il caso lungo. Ci sono altre cose che vi devo raccontare? Che altre domande ci sono? Sì. Allora, una differenza tra Google, c'ha YouTube e Google. La differenza dovrebbe essere questa, che Megavideo mette a tua disposizione delle opere dell'ingegno complete, cioè lui prende il film e lo condivide. Questo è un reato per la legge del diritto d'autore, è giusto o sbagliato che sia, lo è. Io non posso mettere a disposizione di terzi indistintamente su reti di comunicazione elettronica un'opera dell'ingegno. YouTube dovrebbe essere un contenitore che recepisce delle opere generate dagli utenti, ok? Poi YouTube è vero, e su questo ti do perfettamente ragione, si è molto modificato nel tempo. All'inizio era molto così, cioè tu all'inizio trovavi tendenzialmente una serie infinita di robe noiosissime, che erano il gattino che cadeva, e il bambino che piangeva, e la scienza. Pezzi di televisione, però erano pezzi che di fatto erano, come dire, delle condivisioni minime di parti generate dagli utenti, cioè a me piaceva quel pezzo lì e lo uploadavo su YouTube. Adesso è molto cambiato YouTube e ha quasi un po' la bellezza di diventare un canale televisivo, no? Ci sono dei veri e propri canali, si è molto istituzionalizzato, ha implementato un sistema di content ID e ha inventato un sistema geniale per cui fino a qualche anno fa, se voi usavate l'ultimo pezzo di fan, dico per dire, su un video delle vostre vacanze, quella roba lì non passava. Oggi passa e appare la pubblicità che dice: ti piace questo video, vattelo a comprare su YouTube, su iTunes, oppure ti, no? Allora si è messa d'accordo con i detentori dei contenuti per cercare in qualche modo di regolamentare. E gli stessi detentori dei contenuti che vedevano YouTube come fosse il fumo negli occhi, no? Perché dice, ah, ci ruba i pezzi di televisione, ce li mette su Mediaset, con il nostro Presidente del Consiglio, ha fatto una lotta senza quartiere a YouTube. Un po' la vinta, un po' la persa, però, come dire, la televisione ha sempre visto in YouTube un concorrente sleale, perché non aveva nessuna regola, mentre la televisione ha delle regole strettissime, ha degli orari, la pubblicità deve essere messa in un certo modo, YouTube non aveva nessuna regola, eccetera, eccetera, quindi era un concorrente sleale. Era un concorrente parassitario, perché non pagava per i contenuti, anzi li caricava la gente, eccetera, eccetera, e quindi in realtà qualche ragione ce l'avevano, e YouTube è sceso un po' a compromessi, ha fatto adesso dei tracker di Mediaset, no, ma la Rai ha un canale su YouTube e molte reti televisive hanno un loro canale su YouTube, hanno trovato un accordo e viva che sia. Mediaset no, tant'è che i video di Mediaset non ci sono, per un po' di tempo sono stati girati, non so se l'avete pensato, no? Lo vedete, lo devi girare. Perché erano girate? Chi è che sa perché erano girati? Perché c'è un algoritmo automatico di riconoscimento che veniva... del logo che veniva incarnato invertendo il... che sono appunto i content ID, cioè le case, tutti danno a YouTube i loro, come dire, le loro impronte digitali quando
io carico un video, se c'è un matching, quel video viene caricato. Mediaset ha fatto un'operazione stupida, cioè si è aperto Mediaset video che non va a vedere nessuno. Se lei fosse stata su YouTube avrebbe guadagnato 10 volte. Questo è un problema di mercato, di capacità e di vigilanza. Cioè, se tu capisci che avanti gli stai dietro, se tu pensi di combatterlo, è il problema delle case discografiche. Se le case discografiche, invece di combattere la pirateria, avessero detto, va bene ragazzi, mettiamoci d'accordo, facciamo dei fee, dei pagamenti minimi con delle licenze collettive, no, guadagnato. Vi racconto un fatto. All'inizio degli anni 90 io ho iniziato a occuparmi del diritto d'autore di tecnologia per il CD, per il noleggio dei CD. Fino agli 80 esplode il CD, a un certo punto ci si accorge che il CD lo si può noleggiare. Una volta il vinile si era noleggiato due volte e ritornava una schifezza, il CD andava venduto. E voi siete troppo giovani, ma aprirono decine di negozi di noleggio di CD. Costava 2.000 lire il noleggio del CD. E a Milano c'era Giorgio che aveva aperto una roba tipo 40.000 CD in 20 negozi per Milano. A un certo punto le case discografiche iniziarono e ci denunciarono. Ci dico ci perché vennero da me questi signori, facendo un primo processo penale per violazione del diritto d'autore in cui furono assolti, ma furono assolti per una sorta di cammino, nel senso che e si diceva, siccome il CD è stato messo in commercio legittimamente e con la messa in commercio, cioè l'esaurimento del diritto su quella copia, io quella copia la posso affittare tranquillamente. Cambiarono la legge a livello europeo nel 94 e inserirono il diritto di noleggio che si staccò dal diritto di messa in commercio e divenne un diritto autonomo e quindi con una legge io non avevo più nessuna argomentazione nei confronti delle case discografiche. Allora ci inventammo la compravendita dell'usato, era la cosa più semplice del mondo. Benissimo, noi non noleggiamo più, te lo vendo a 15 euro, se non riporti entro due giorni ti do 12 euro di credito, te lo rivendo così e i 2 euro erano sempre quelli e andavano bene. Ci denunciarono e fummo nuovamente assolti perché effettivamente noi dimostrammo che non c'era nessun accordo di vincolo di prezzo, era libero, eccetera. Giunsero una legge, un articolo alla legge sul diritto d'autore, in cui scrissero che equivaleva al noleggio la compravendita dell'usato quando ci fosse stato un accordo, eccetera, eccetera. A quel punto gettammo la spugna, l'ANAN, l'Associazione Nazionale Audio Noleggiatori, si sciolse e con essa si sciolsero. Ma prima di sciogliersi andammo da Fini, non c'era ancora Mazza come presidente, c'era Bagnani Noia, e offrimmo una cifra che era 5 miliardi di lire, cioè una roba pazzesca, perché dicevo, sentite, noi siamo 300 audiovisualizzatori in tutta Italia, vi riconosciamo 1.000 lire per ogni noleggio e voi vi pigliate questa roba qua, tanto, chi noleggia a 2.000 lire non lo compra a 29.000 lire del CD, non è che mi sottraiamo vendite, lo stesso discorso del peer-to-peer, eccetera, eccetera. Loro dissero no, morimmo noi, ma morirono anche loro, nel senso che morì poi anche il CD e grazie alla rete tutta la loro lotta nei confronti dei noleggiatori del CD aveva un po' il sapore di una lotta contro gli indiani, perché ormai l'attacco arrivava dalla rete e arrivava da un sistema peer-to-peer che loro non avrebbero potuto bloccare. Se loro avessero accettato quell'offerta, il CD sarebbe morto lo stesso, ma certamente sarebbe morto un po' meno, sarebbe morto un po' meno e si sarebbe allungato nel tempo. No, altre domande? Da quello che ho capito, Megaplot è stato chiuso da un'autorità statunitense, sì. Però il server non è nemmeno in America. No, parte in America, parte no, sì. Può con l'autorità statunitense impedire l'accesso anche agli italiani che in teoria sarebbero dipendenti dall'America, quindi... Beh, però lì hanno sequestrato fisicamente. E il resto del server no, però, cioè sono un altro stato.
Beh, però con derogatorie internazionali lo possono fare, non è che un'autorità giudiziaria non può sequestrare un bene perché è all'estero, è molto complicato e non riesce a farlo in tempi brevi. Però l'operazione di Megaplonso fu a livello internazionale, è stata coordinata dalle FBI, ma prima di ingabbiarli allertò tutte le polizie e il sequestro è stato fatto contestualmente. Se loro avessero sequestrato i server americani, sarebbe stato indubbiamente raggiungibile un eventuale server posizionato al di fuori del territorio se non era stato bloccato il server. Anche se probabilmente lì in America riuscirebbero a livello di DNS e di USB, riescono a tirarli giù in maniera più efficace che danno, nel senso che possono addirittura riassegnare, cioè togliere proprio, immagino, l'entry del DNS, nel senso non è. Mentre noi, i nostri ordini di riduzione sono a Telecom, gli si dice questo è un indirizzo IP o questo è DNS, tu non lo fai accedere. Però, ripeto, basta fare un proxy e ci si arriva, ecco. Altra domanda, prego. Non ho capito bene con l'esempio che faceva prima, che è successo con Kickass, ma è una cosa illegale quindi bloccare... Cioè... Allora, questo è il parere di un avvocato, se si deve chiedere al pubblico ministero le dice che è benissimo. A mio giudizio è quello che io chiamerei un atto abnorme, ok? Non è facilissimo da spiegare in maniera tecnica. Il pubblico ministero ha la facoltà di sequestrare, di bloccare, di mettere le mani sopra un bene, per questioni probatorie, ok? Per provare dei reati io posso aver bisogno di sequestrare quel quaderno, perché voglio sapere cosa c'è dentro. Esistono poi altri tipi di sequestri, cioè di blocco, che sono principalmente il preventivo e il conservativo, cioè io prendo un bene, lo blocco, lo sottraggo alla disponibilità di un altro per evitare che il reato venga portato a ulteriori conseguenze. Questo tipo di provvedimento, che è quello del pubblico ministero, il quale blocca l'accesso a quel sito per evitare che quel sito continui a violare la legge. Si chiama sequestro preventivo. Il sequestro preventivo in Italia non lo può fare il PM, lo deve fare un giudice. Ok? Come ha fatto il PM a fare quello che è sostanzialmente un sequestro preventivo, cioè bloccare il fatto che Mitigianchi potesse o chi cassa? Ha fatto una inibitoria sulla base di una direttiva europea che non c'entra niente con quello che ha fatto il pubblico ministero, che semplicemente dice che gli internet service provider non sono responsabili delle informazioni che veicolano, a meno che non sappiano che sono illegali, eccetera, eccetera. E poi, siccome era una normativa europea, ha scritto l'autorità giudiziaria, ma l'hanno scritto in Europa, può inibire l'accesso ai siti per impedire che vengano protratte delle violazioni. Ora, quella dizione lì, l'autorità giudiziaria può inibire, è stata scritta a Bruxelles, doveva valere per 27 stati, era generica e aveva questa funzione di dire: io ti dico che gli internet service provider non sono responsabili, però ti dico anche che a seconda della legge di ogni paese è possibile che ci sia una legge che autorizza un'autorità giudiziaria o amministrativa a bloccare quell'accesso, ok? Voleva solo dire quello, quella legge. Il pubblico ministero piglia quella frase lì e dice: ah, io sono autorità giudiziaria, quella legge mi dice che io posso inibire, io inibisco. Qualcuno dovrebbe spiegargli, io l'ho anche scritto, che quella legge lì autorizza solo quella cosa lì se la tua legge dello Stato interno te lo permette. Siccome la legge italiana non te lo permette, tu non puoi saltare la legge italiana e attaccarti a una norma europea che non aveva la funzione di darti quei poteri, ma di dire solo se tu hai quei poteri lo puoi fare, no? Cioè è proprio un errore concettuale, non so se sono stato chiaro, un po' complicato. Quindi questo pubblico ministero lo fa, ed è la terza volta che lo fa, che è portato il palmo di mano dalla Federazione Musicale come il più ardito dei pubblici ministeri. La dichiarazione da Fimi di Mazza dice:
il consolidato metodo innovativo della procura di Cagliari, è certo, consolidato con qualche dubbio, perché nessun giudice ha mai detto che va bene, perché nessuno ha mai potuto opporsi, perché loro bloccano questi siti contro i noti, non avvisano nessuno, nessuno ne sa niente, sono dei pezzi di web che scompaiono dalla lista, senza che ci sia una contestazione di reato, senza che ci sia un indagato, perché loro non sanno chi sono questi qua, cioè sono fascicoli contro i noti. Non è consolidata, è certamente innovativo, peccato che sia un po' fuori di quelli che sono i codici di procedura penale, però questa è la mia opinione, magari avessimo qua il dottor Pinia, ci spiegherebbe che io ho torto. Io dubito, avrei piacere di averlo qua, però. Altre domande? Ma perché non si può sapere chi sono quelli che hanno questo caso? Perché queste indagini sono fatte al solo fine di. Ragioni su questo. Due anni fa l'Italia, la Procura di Brescia, tre anni fa, ha bloccato Pirate Bay. Lei ha mai visto il processo contro Pirate Bay? Qualcuno ha mai sentito di un processo contro Pirate Bay? Cioè, sono dei provvedimenti, sono dei ballon d'essai, non so come dire. Cioè io blocco e mi serve mediaticamente. Dopodiché io non spendo soldi per indagare, perché avrei dei seri problemi. Perché quando fu contestato Pirate Bay, che non è il caso di la Procura di Cagliari, perché Pirate Bay c'era un giudice, il PM ha chiesto un giudice di realtà, e il giudice ha contestato l'associazione a delinquere ai due di Pirate Bay, quelli si sapeva chi erano. Io ricordo che in quel periodo scrissi dicendo, fermato, l'associazione a delinquere, qui è la più grossa associazione a delinquere della storia del giudiziario mondiale, perché se mi imputa quei due, deve imputarmi i 3 milioni e mezzo di soggetti che condividevano. Questa roba qua è una roba che manda in panico un procuratore della Repubblica, perché cosa scrive? Cioè, fisicamente, fare un capo di imputazione, per cui in concorso con persone rimaste ignote, dice, ma no, mi hanno dato loro presidere, per cui sono rimasti ignoti gli altri. Su Bitigianche, Pirate Bay, scusa, Kikas, Bitigianche in realtà il DNS era registrato a nome di una società neozelandese che si chiama Privacy punto qualche cosa che fa quello di mestiere, cioè fa creare gli schermi, cioè effettivamente è complicato sapere chi sono. Poi avessero voluto non ce la fanno, però bisogna andare prima in Nuova Zelanda a capire questo qua che ha registrato il dominio e chi gli aveva dato mandato, da dire di salire, insomma. Però non gli importa nulla, l'importante è bloccare un motore di ricerca peer-to-peer, insomma, secondo me per accontentare i titolari dei diritti che in Sardegna hanno trovato un po' un ventre molle, insomma. Voglio dire una domanda, ma se questi siti sono stati bloccati legalmente, non si può fare una contestazione, qualcosa, cioè, questa persona sarebbe stata la legge a fare le cose che non può fare. Sì, però sai, è una questione, lui lo fa, dice io sono un pubblico ministero e faccio questa invitoria ritenendo di poterla fare. No. Ci vorrebbe qualcuno che va lì e gli spiega, ma che va lì dove? Io per farlo io dovrei avere il mandato di qualcuno che ha un interesse a difendersi, ma siccome non ci sono indagati, non è che posso dire sono un avvocato di giro, mi occupo di internet, volevo spiegare che lei ha sbagliato il punto, e quello mi dice che se ne frega, che lei non pensi. Cioè io dovrei impugnare il provvedimento, ma per impugnare il provvedimento devo avere un interesse e quindi devo essere uno degli indagati. Un cittadino non può fare, devo dirle di più, non saprei neanche chi impugnarlo, perché siccome è un provvedimento abnorme, l'unico sarebbe fare un ricorso per Cassazione, che però deve essere molto ben fatto, perché deve spiegare perché io vado in Cassazione per un provvedimento. Cioè è veramente complicata la situazione. Io trovo questo della Procura di Cagliari uno degli attacchi più ingiustificabili e più, come dire, insidiosi proprio per questi fatti qua che il web stia subendo in Italia in questo momento. Perché non se ne parla, perché di fatto poi nessuno ha interesse, anche perché poi è morto Bitigianche e ne nascono altri 300, non è
abbandonato, però sono pericolosi. Ma io non ho capito bene, quindi le società possono fare una richiesta di danni alla procura di Cagliari? Allora, la responsabilità dei magistrati, che è uno degli argomenti su cui si discute, in Italia oggi sostanzialmente non c'è, perché o io dimostro che quel pubblico ministero ha agito con dolo, cioè volontariamente cosciente di aver disapplicato la legge o applicato una legge che non esiste, il che non lo dimostrerò mai, ma sono convinto che non sia così, cioè sono convinto che lui sia in assoluta buona fede, nel senso che lui gli hanno detto guarda che questi qua, lì c'è la Guardia di Finanza di Cagliari che fa dei comunicati bellissimi da leggere. L'ultimo, questo qua di Chicas, era durante l'opera di prevenzione con mezzi aereo terrestri e navali, abbiamo anche, giuro, ce l'ho qua, se volete lo leggere, un genere con la voce un po' anni 30, e dice nell'attività di monitoraggio del governo abbiamo acquisito dati fondamentali che hanno consentito una nuova eccezionale operazione nei confronti di Chicas. Allora, questo ha ricevuto questa roba qua, gli ha detto guarda che c'è la direttiva sul commercio elettronico che dice che l'autorità giudiziaria può, e lo diceva non perché potesse lui, ma perché 27 paesi magari qualcuno l'aveva, e lui ha detto va bene, lo faccio, è finito lì, quindi non c'è nulla. Che danni gli chiedo? No, non esiste in Italia la responsabilità. Ed è giusto che sia. I service provider sono proprio loro. Però i service provider l'hanno fatto in alcuni casi, no? Sarzana, per esempio, su Montclair l'ha fatto, ma Montclair era un caso diverso. Montclair era un caso di contraffazione in cui la Montclair ha però civilmente fatto una richiesta di inibitoria sulla base della legge sul diritto d'autore e sulla base di quella stessa legge che ha applicato il procuratore di Cagliari, però lì passando dalla legge italiana che consente quell'inibitoria, no? Quello passaggio che manca a Cagliari, ha chiesto di bloccare tutti i domini che contenevano il nome Montclair. Il giudice ha accolto questa richiesta e ha inibito agli internet service provider, cioè ha ordinato agli internet service provider di inibire tutti gli NS che contenevano il nome Montclair. Qui sì, gli internet service provider hanno detto ma noi non possiamo, perché intanto erano 270 quelli con nome. Poi un conto è che tu mi dici bloccami questi indirizzi IP, un conto è che tu mi dici bloccami tutti gli indirizzi IP, dici ma che ne so, cioè devo mettermi lì a guardare tutti gli indirizzi IP. Allora l'associazione con gli interessi di provare ha fatto il corso e l'ha vinto dicendo non si fa così un'inibitoria, cioè l'inibitoria deve essere fatta in modo che se io so che quel sito specifico viola la legge sui marchi, allora butto giù quel sito e inibisco eccetera. Se no, l'inibitoria, attenzione, l'inibitoria, cioè dire al fornitore di accesso di non lasciare andare un dato sito è un escamotage laddove io non sono in grado di bloccare alla fonte il sito, perché se il sito fosse, se il server fosse in Italia, la cosa più logica è che se su quel server ci sono delle informazioni, dei dati, che sia una contraffazione, che sia una telecomunicazione, io vado lì e fisicamente. Solo che il server molto spesso è in Nuova Zelanda, allora come faccio ad andarlo a sequestrare? Inibisco l'accesso, è come dire, una forma larvata di sequestro, no? Però... Bene, se non ci sono altre domande, ultima domanda di Simone. È possibile rispondere brevemente, quali sono le implicazioni sulla privacy, per esempio, di usare Gmail del Patriot Act? Sì, perché loro hanno il diritto di richiedere i dati. Sì, anche se, cioè, i miei dati, se sono in un server USA, possono essere acceduti, se non sbaglio, no, dall'FBI per investigare in caso di sospetto terrorismo. Così. Allora, in maniera un po' confusa prima, vi ho detto che in realtà, vi ho spiegato bene, che c'è una grossa differenza da come la privacy è intesa in Europa e da come la privacy è intesa in America. Dopo l'11 settembre
In America ci sono stati tutta una serie di provvedimenti decisamente lesivi della privacy, ma non hanno quel diritto costituzionale alla protezione dei dati personali. La privacy la ricavano dal quarto emendamento in maniera molto generica. Uno di questi provvedimenti, contenuto nel Patriot Act, era che gli internet service provider avrebbero dovuto fare quello che tutte le polizie del mondo e tutte le procure del mondo vorrebbero ottenere, ma che grazie a Dio in Europa non è possibile, cioè fornire a semplice richiesta della polizia per determinati reati tutta una serie di informazioni, account, piuttosto che non veri e propri contenuti. Questo vale per l'America, evidentemente, perché è un atto americano. A un certo punto l'Europa si è resa conto che, siccome buona parte dei fornitori di Gmail erano cittadini europei, una legge legittima o meno, ma certamente legittima in America, imponeva a un americano, Hugo Lynch, di dare dei dati che non erano però di americani, ma erano di cittadini europei, contenuti su server americani o europei, perché poi il problema si è posto anche per i server europei, perché poi i server di Google non è che siano così a compartimenti statici, cioè la mia posta può essere a Montelupo, come in altre parti. Non so come sia andata a finire, però se tu mi chiedi quali sono le implicazioni legali, sono che c'è uno stallo tipico del mondo di internet, cioè Google dice: io ci terrei tanto a non dargli i vostri dati, ma siccome sono un cittadino americano e sono sottoposto al Patriot Act, se non mi do incorre in responsabilità. Allora si è detto: ma tu mi puoi dare, ma se non sono, non se sono dei cittadini italiani, dei cittadini europei. Ma questo però il governo americano ha detto: non se ne parla neanche, perché non è che il terrorismo, se lo fa un cittadino americano, io lo perseguo, e se lo fa un cittadino europeo, io lo perseguo. Non so come sia andata a finire. Da un punto di vista dell'Europa, quella è una violazione della privacy, cioè ogni volta che un internet service provider dà dati personali, anche su ordine di un'autorità, ma che non rispetta le due condizioni che vi ho detto, cioè legge e provvedimento giurisdizionale, commette un trattamento illecito di dati, che è sanzionato penalmente. Però evidentemente qui c'è un problema, cioè una volta che io, immaginiamo che io non sono data protetta, ma Procuratore della Repubblica decida che, siccome Hugo Lynch ha dato i dati di alcuni cittadini italiani all'autorità senza che questa fosse garantita come deve essere in Italia, cosa faccio? Contesto un trattamento illecito dei dati a Hugo Lynch, la quale Hugo Lynch non potrà che difendersi dicendo: beh, ma io ero obbligato, ero scriminato dal fatto che come cittadino, quindi io ero nell'esercizio di un dovere legittimo, io ho violato la legge. Non si arriverà mai a quel punto lì, perché o si trova un accordo, ma è la stessa cosa dei PNR, che è il problema dei dati, dei voli, dei passeggeri, che l'America ha imposto a tutte le compagnie europee di trasmettere anche quello, un trattamento illecito dei dati dal punto di vista strettamente giuridico europeo. Lì c'è una guerra, oggettivamente. Devo dire che ogni tanto la sensazione è che l'Europa, che è molto debole sotto il profilo economico-commerciale nei confronti dei grandi provider americani, tende a utilizzare un po' la privacy per metterli un po' sotto torchio. Cioè, visto che i soldi che fanno vanno in America e li fanno con i cittadini europei, e noi abbiamo pochissimi grandi player europei, allora se io gli metto qualche barriera, vecchia come il cupolo, cioè, mettere delle barriere commerciali può voler anche dire mettere una normativa che in qualche modo ti renda difficile lo sbarco nei paesi. Nel conto in cui gli americani non possono rinunciare ai 500 milioni, non so quanto siano, di europei come mercato. Posso farti un parallelo? Dopo l'11 settembre è stata introdotta una direttiva per recepire tutti i paesi europei sulla data retention, cioè
forse letteralmente pochi mesi dopo, comunque poco dopo l'11 settembre, la direttiva europea prevede che tutti quelli che offrono accesso a internet, abbiamo già accennato in passato, che debbano tenere i log dell'attività online delle persone. Quindi teoricamente non le pagine, la copia delle pagine che avete visitato, ma l'indirizzo, la URL e della posta elettronica, gli estremi dei messaggi di posta elettronica, dico bene. Sì. E, allora, e questo per una durata che in Italia è 2 anni, se non sbaglio. In Europa è 2 anni. Massimo di 2 anni. Quindi è una specie di attività di raccolta dati preventiva di massa su chiunque nati sulla rete. Sì. Dal tuo punto di vista, che operavi già da prima, e cambia qualcosa rispetto al fatto che già in passato, per esempio, le compagnie telefoniche dovevano ottenere i tabulati? Che parallelo faresti tra quello che capitava prima e la data retention? L'attuale sistema della data retention in realtà data 2006, che è la Frattini in Europa, che pone il limite massimo dei 2 anni. Solo per le comunicazioni elettroniche, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quindi access provider, si discute sulle mail, però è un servizio di comunicazione elettronica. In realtà, dal mio punto di vista, se la data retention è chiaramente regolamentata ed è chiaramente limitata ad alcuni tipi di provider, quali gli access, non, why not? Mi spiego. In assenza di quella direttiva, noi rischieremmo di avere una situazione di sostanziale caos, non so come dire, perché il problema di quanto conservo il dato è uno dei problemi seri. Secondo la direttiva e secondo la normativa europea, io nel momento in cui il dato non mi serve più, lo devo buttare via. Questo non avviene più. Io l'ho scoperto 2 mesi fa facendo un processo, per questo sono andato al garante e aspetto una risposta, che la Polizia di Stato ha i passaggi Telepass negli ultimi 10 anni degli italiani. Ok? La Polizia di Stato. La Telepass è una società privata, la quale dichiara, conformemente alla direttiva, che una volta che lei ha fatturato il tuo passaggio, quel dato deve andare via. Come è possibile che ci sia una situazione di questo genere? Per cui una società privata che è Telepass S.p.A. ha dei miei dati personali, che sono tutti i miei passaggi, e che per anni questi sono tenuti quando non servono più a nessuno, e l'accesso a questo database è presso Polizia di Stato è Firenze, insomma, sono in serve, sono a Firenze, e la Polizia di Stato è eccetera. Questa è una roba per cui se io ho una data retention chiara che dice i dati inutili a sempre, li tengono solo per un tempo determinato, che io ti prendo il termine di 2 anni, poi possiamo decidere se è tanto o se è poco, e solo gli access provider, tutti gli altri fuori, ben venga, non so come dire, io a quel punto so che è illecito tutto il resto. La finalità della data retention è dichiaratamente quella di perseguire i reati. La Germania si è opposta, la Corte Costituzionale ha bocciato l'implementazione tedesca della data retention, che era effettivamente più ampia. Posso proprio due domande? Sì. Io come cittadino posso chiedere al mio service provider di vedere i dati che hanno preservato sì. La data retention? Sì. Mi posso dire, fatemi vedere quello che vedrebbe sì. Un qualunque giudice. Sì. E vedrebbe i miei dati delle conversazioni che sono. Comprendete cosa dire, i siti che ho visitato? No, allora sono l'indirizzo IP, quando gli indirizzi IP sono di ANCI. Il tuo indirizzo IP, il tempo di connessione, cioè quando ti sei connesso, quando ti sei disconnesso, e credo sulle connessioni internet sia quello. Più complesso è invece nelle
comunicazioni telefoniche dove io ho non solo il tempo della, cioè, quando hai fatto la chiamata, a chi hai fatto, ah ecco, non ti so dire se ho l'indirizzo IP da cui sono andato nella navigazione, questo non te lo so dire, perché questi non li vediamo mai, mentre invece vediamo in tutti i fascicoli i tabulati di data retention delle chiamate, dove noi abbiamo... Perché avete gli accessi a internet? No, sto parlando delle telefonate, sono quelli che... perché sono quelli più utili per loro, per la procura, perché hanno un dato fondamentale, che è la geolocalizzazione. Perché il cell tracking, cioè tu sulla base delle chiamate e della cella da cui è passata la chiamata hai lo spostamento del soggetto a distanza di 2 anni. Perché io, vedendo che telefonate ho fatto, io riesco a capire dove mi sono spostato e quindi tra 2 anni io saprò se che voi eravate qua, posso sapere che voi eravate qua e se qualcuno si è allontanato e ho fatto una telefonata attaccata a un'altra cella, so che la data del tempo della telefonata non poteva essere qua. Questo ovviamente che è fondamentale per loro. Mentre sulla navigazione non li ho mai visti acquisire. Non ti so dire se tengano la destinazione. Non mi è chiaro la definizione di connessione, cioè, perché connessione può voler dire quando io ottengo un IP dal mio provider per quanto tempo faccio questo, quindi se io riavvio router per dire ottengo un altro IP, sì. Oppure vuol dire a livello TCP io mi connetto a un server. Che cosa vuol dire delle due cose? Allora, sotto il profilo della navigazione internet non li ho mai visti, mm-hmm. Però l'unica cosa che possiamo fare è andare a leggere il 132 dice quali sono i dati, 132 codice privacy e l'implementazione della FRATIN, della data retention in Italia, che ti dice quali sono i dati. Confesso che a memoria non lo so, ma ce l'ho qua e non ci si mette molto. C'era un'altra domanda, se vuoi farla mentre cerco. Sì. Con la diffusione di strumenti come Skype che si sostituiscono al telefono, vi è lo stesso controllo che vi sarebbe su una conversazione telefonica oppure la logica che ha determinato il controllo? Skype è un problema per le procure della Repubblica, vogliono Skype, perché è molto semplice ormai fare delle intercettazioni telefoniche, è molto semplice ottenere le connessioni date, è molto complicato fare delle intercettazioni di flussi telematici. Posso dirti che nella mia esperienza ho visto disporre intercettazioni di flussi telematici in non più di 3-4 fascicoli e nel 100% dei fascicoli in cui è stata un'intercettazione di flussi telematici il risultato è stato zero, cioè non sono riusciti a capire nulla, non so per quale ragione, ma perché, così mi spiegavano in uno di questi fascicoli della polizia postale, il flusso è così grosso e così confuso nei pacchetti che loro non riescono, imponendosi in the middle, a capire e a ricostruire. Cioè è un lavoro pazzesco, dice. Per cui non li ho più, li ho visti all'inizio. All'inizio hanno tentato di fare delle intercettazioni di flusso telematico, hanno usato Skype e di fatto un'intercettazione di flusso telematico e quindi viene. Microsoft adesso sta cambiando il suo lavoro per dare la possibilità all'FBI o alla Trinità di intercettare i grandi. Perché nascendo come... Infatti aveva una stellina, non dico per dire Microsoft aveva una stellina nella resilienza. Skype zero. Perché proprio nasce come un'azienda telefonica, quindi non era predisposta a dare quelle informazioni, però adesso sta cambiando il suo. Ultimamente Skype si usa con Facebook, cioè si utilizza Skype anche su Facebook. Questa possibilità, diciamo, può essere utile per rintracciare le telefonate oppure le chiamate oppure una... Che cos'è un'app? Io non so come funzioni il fatto di Facebook su... Allora, teniamo conto che comunque stiamo parlando di traffico telematico e non di traffico telefonico e quindi comunque dal punto di vista delle procure rimane un problema.
saprei dire se tecnicamente ne ho la capacità, se il fatto che Facebook abbia fatto l'accordo con, e quindi passando da Facebook, boh, secondo me potrai al più sapere che c'è stata una connessione via Skype utilizzando quella API, ma non so neanche se riesci a vedere adesso chi, questo non te lo so dire. Va bene, volevi fare ancora delle qualcosa? No, volevo solo controllare per rispondere a Simone se in 132, ma posso anche dirglielo per i fatti miei, quali sono i dati dei flussi telematici. Ecco. Perfetto, allora ringrazierei l'avvocato Blengino per questo intervento, grazie molto.